spaccio di droga ai precedenti penali, espulsi da Pesaro 4 extracomunitari irregolari sul territorio. Migranti in Italia tra aiuti, accoglienze e soluzioni, ecco i pareri dei cittadini. Posso dare un giudizio pessimo, è gestita malissimo e ci stanno invadendo il paese. Percorsi casa-lavoro in bici o in autobus, l'impegno di un gruppo di aziende di Bellocchi di Fano che hanno firmato un protocollo d'intesa con enti pubblici e associazioni locali. Il 50% della popolazione almeno una volta nella vita può aver avuto un problema alle emorroidi. A Marotta esperti a confronto sulle nuove tecniche di chirurgia mini-invasiva. Una storia nuova, un progetto per il governo della città, lo slogan dell'ex direttore generale del comune Giuseppe De Leo, che domenica presenta la sua candidatura a sindaco di Fano. Albero di Natale in piazza 20 settembre, la Poloco di Fano è alla ricerca di un abete e lancia un appello per la donazione alla città. Calcio 8 e calcio 5, il CSI scalda i motori per l'avvio della nuova stagione, fischio d'inizio ad ottobre in diversi impianti della provincia di Pesaro Urbino. Una buona serata e benvenuti ad Occhio alla Notizia, il telegiornale di Fano TV. Lo avete sentito dal nostro sommario, grazie all'attività degli uffici della Questura di Pesaro Urbino. Nel corso dell'ultima settimana sono stati espulsi 4 extracomunitari irregolari sul territorio. L'espulsione è avvenuta mediante l'accompagnamento da parte del personale della Questura nei vari centri di permanenza per il rimpatrio, dislocati in Puglia, Lazio e Sardegna. Tutti e 4 risultano accomunati dallo spaccio di sostanze stupefacenti. La prima espulsione ha riguardato un albanese di 62 anni che aveva appena concluso il periodo di carcerazione per reati inerenti alla droga. Il secondo espulso è un gambiano di 26 anni, risultato irregolare sul territorio e pluripregiudicato in materia di stupefacenti, lesioni, resistenza, furto e violazione della legge sulle armi. Il 26enne è stato rintracciato al Parco Miralfiore, così come il nigeriano di 33 anni con numerosi precedenti in materia di stupefacenti e reati contro il patrimonio. Infine, l'ultima espulsione risale alla notte scorsa, si tratta di un marocchino di 31 anni, anche lui con precedenti penali che aveva appena concluso il periodo di carcerazione. L'uomo è stato sorpreso a spacciare mentre era ristretto agli arresti domiciliari. Dalle espulsioni passiamo agli sbarchi di migranti in Italia. Oggi su questo problema attuale Stefania Schiaroli ha chiesto il parere ai cittadini. Cosa pensa degli accordi con i paesi di provenienza? Penso a tutto il bene possibile, è l'unica soluzione secondo me al problema dei migranti. Non basta più la ridistribuzione, ormai gli arrivi sono talmente tanti che bisogna trovare un modo per ridurli in qualche maniera. E l'accordo con i paesi africani del Nord Africa è secondo me una cosa ben fatta, purché si facciano, perché vedo che invece ci sono un po' delle resistenze. Pensa che l'integrazione, soprattutto nel lavoro, sia importante? Certamente. Mettiamo in regola queste persone, è un vantaggio nostro. Non c'è una politica vera, non la vedo. Né a sinistra né a destra vedo una politica seria su questo fatto. E secondo lei qual è la soluzione? Risolvere prima i nostri problemi. Sulla distribuzione fra regioni dei centri di accoglienza e sul prolungamento a 18 mesi, che cosa pensi? Allora, io sono dell'idea che comunque è una giusta idea. Parto dal presupposto che ciascuno è corretto che faccia la propria parte, sono persone che comunque sono bisognose. Se avessimo bisogno noi chiederemmo asilo e un po' di ascolto magari ad altre nazioni, e quindi è giusto che anche noi lo facciamo. Che la regione Marche accolga gli immigrati io sono favorevole, come qualsiasi altra regione. Ripeto, ognuno farà il suo ed è giusto unirci in questa causa comunque umanitaria. Considerato il calo demografico e la richiesta di manodopera, ritiene necessario l'ingresso di extracomunitari? Se specializzati sì, se non sanno fare niente non lo so, li dobbiamo prima formare, credo. Perché non stiano in giro a non far nulla, insomma, a fare altre cose?
Pensa che sia giusto chiaramente integrarli a livello lavorativo? Soprattutto, cioè, bisogna trovare strade per farli lavorare in maniera corretta, in maniera integrata e facendoli rispettare le regole che anche noi dobbiamo rispettare. Pensa che nel nostro paese ci sia sufficiente umanità verso gli immigrati e adeguata accoglienza? Forse no. Meriterebbero un po' di più. Anche nei centri di accoglienza, secondo me, non sono trattati al meglio, ma non ho una competenza precisa, quindi è un po' mio pensiero. Che cosa pensa della situazione dell'immigrazione che stiamo vivendo tutti i giorni nei telegiornali? Posso dare un giudizio pessimo, è gestita malissimo e ci stanno invadendo il paese. Io sono dell'idea che vanno aiutati in casa loro, non qua da noi, perché sono sulle spalle di tutti noi italiani, se non ci rendiamo conto, questa è la situazione. Cambiamo argomento, la Protezione Civile Regionale delle Marche ha emesso una nuova allerta gialla per temporali valida per tutta la giornata di domani, sabato 23 settembre. Secondo la previsione associata all'allerta per la prima parte della giornata di domani si segnala la possibilità di temporali localmente intensi accompagnati da forti raffiche di vento. Non si escludono locali fenomeni di forte intensità anche dal tardo pomeriggio, in particolare lungo la fascia costiera. Ci spostiamo nella sede della Croce Rossa di Marotta, dove questa mattina si è svolto un congresso medico dedicato alla chirurgia mini-invasiva per la cura di una patologia frequente. Ce ne parla Esther Muscò nel prossimo servizio. Per chirurgia mini-invasiva si intende tutte quelle tecniche chirurgiche che garantiscono al paziente un recupero rapido, sicuro e privo di dolore post-operatorio, con l'obiettivo di riportare la parte intervenuta ad una situazione di normalità. E proprio questa mattina è stato argomento di discussione durante il congresso di chirurgia mini-invasiva per la cura della patologia emorroidaria presso la sede della Croce Rossa di Marotta. Una platea di specialisti nel settore, provenienti da tutta la regione Marche, un tavolo di scambio tecnico per affrontare al meglio la soluzione per la patologia e la cura delle emorroidi. Direttore del congresso, il professor Francesco Vittorio Gammarota. L'obiettivo è cercare il meglio per il paziente. Questo è il nostro obiettivo. Quindi cercare di standardizzare il comportamento, cercare di fare sui pazienti una chirurgia direi sartoriale. Ogni paziente ha bisogno di un certo tipo di trattamento chirurgico. Noi come unità operativa complessa, come reparto, siamo in grado di fare tutti i tipi di interventi chirurgici che necessita la patologia emorroidaria. Noi abbiamo da 2 anni, utilizziamo il laser a diodi di una azienda multinazionale americana e ci troviamo molto bene. Circa il 70% della patologia emorroidaria da noi viene trattato con il laser. Niente dolore o pochissimo dolore e tempi di recupero molto molto veloci. Sempre più tecniche di altissima innovazione al servizio del paziente per la cura della patologia. HPS è una tecnica mini-invasiva per l'utilizzo della patologia emorroidaria. La patologia emorroidaria è molto più diffusa di quello che possiamo pensare. Considerate che almeno il 50% della popolazione generale, almeno una volta nella vita, si pensa che possa avere un problema emorroidario. Quindi l'HPS è una delle tecniche in uso a noi proctologi per la patologia emorroidaria. Questo è un congresso, diciamo, di confronto di tutta la proctologia marchigiana. Portiamo quale novità? Probabilmente la cosa più nuova è l'utilizzo del laser in proctologia. Il laser è un'arma a basso impatto per il paziente, impatto in termini di dolore, quindi di recupero post-operatorio, che ovviamente con le giuste indicazioni, perché non possiamo pensare di curare tutto col laser, però sicuramente è un'arma in più che noi abbiamo e che dobbiamo utilizzare per la cura dei pazienti.
E adesso parliamo delle elezioni amministrative a Fano. Mentre si attende che il consigliere regionale della Lega, Luca Serfilippi, sciolga le riserve, domenica 24 settembre partirà ufficialmente la campagna di Giuseppe De Leo, che si presenterà come candidato a sindaco. Già direttore generale del comune ai tempi della giunta Aguzzi, De Leo guiderà una squadra che è l'espressione del civismo nell'area del centrodestra. L'incontro, intitolato Una storia nuova, un progetto per il governo della città, si svolgerà alle ore 16 al Masetti Cinema in via Don Bosco. Confesercenti affida a Davide Ippaso il ruolo di direttore di Pesaro. Dopo aver apprezzato i risultati dell'ottimo lavoro effettuato a livello sindacale in questi mesi, ha affermato il presidente provinciale Stefano Fiorelli, su proposta della direzione ho deciso di nominare Davide Ippaso come direttore della sede di Pesaro, a dimostrazione della stima che si è conquistato sia a livello personale sia professionale. È una decisione, ha aggiunto il direttore provinciale Ligurgo, che conferma la stima e la fiducia nella persona e nelle sue competenze, motivata dalla conoscenza e dalla lunga esperienza che Davide ha degli operatori e del territorio. E in occasione della settimana europea della mobilità sostenibile, le maggiori aziende della zona industriale di Bellocchi si sono coalizzate per offrire una mobilità alternativa ai propri dipendenti. Sentiamo di cosa si tratta nel servizio curato da Massimo Foghetti. La zona industriale di Bellocchi costituisce l'area produttiva maggiore di Fano. Altre zone di rilevante impatto economico sono la zona industriale di Rosciano e quella di Ponte Metauro. Tutti i giorni, verso queste località, si mette in moto un movimento determinato da migliaia di dipendenti che si recano al lavoro. È un via vai che, sommato al transito degli automezzi che trasportano le merci, mette a dura prova il sistema della viabilità, tanto che non poche vie della zona industriale di Bellocchi sono state ridotte in uno stato alquanto precario. Qualcosa però potrebbe cambiare, grazie all'iniziativa di un pool di imprese che, con la collaborazione di alcune associazioni ed enti pubblici, ha avviato un progetto di mobilità dolce. Il protocollo d'intesa, che cementa questa unità d'agire, è stato sottoscritto ieri in forma pubblica in piazza 20 settembre, nell'ambito della Settimana Europea della Mobilità Sostenibile. Questo progetto è un progetto di mobilità di distretto. Noi l'abbiamo pensato sull'area della zona industriale di Bellocchi, naturalmente, dove abbiamo la sede. Noi, chiaramente, come promotori, ma come hai detto bene, di un team, di un pool di aziende, tra cui Profilglass, Aset e Fano Center, che tutti insieme riusciamo ad aggregare 1700 lavoratori. Qual è lo scopo di questo progetto? Lo scopo è quello di poter, insieme agli altri partner che sono il Comune di Fano, Ami Adriabus e FIAB Forbici, l'Associazione per l'Ambiente e la Ciclabilità, andare a proporre all'amministrazione pubblica delle priorità di intervento per rendere possibile i collegamenti tra le varie zone della città con la zona industriale, che ahimè non è così al centro dei pensieri, no, della mobilità leggera. E parallelamente, insieme ad Ami Adriabus, il trasportatore pubblico locale, lavoreremo fornendogli una serie di dati sulle abitudini di spostamento dei nostri lavoratori, quindi dati aggregati in una maniera omogenea tra tutte le aziende, in maniera tale che Adriabus possa fare dei ragionamenti e quindi una riprogettazione del servizio di collegamento con autobus più calato sulle esigenze dei lavoratori. Questo chiaramente è un primo passo verso un progetto che potrà toccare anche altri argomenti come il carpooling, il car sharing e lo sharing anche di altre tipologie di mobilità. È un inizio, questo è il team di aziende che si è dato l'obiettivo di iniziare, ma ci aspettiamo che anche altri aderiscano e ci aiutino a portare avanti il progetto. Questa è un'esigenza che nasce anche dagli stessi operatori, dagli stessi dipendenti. Abbiamo indagato qual è la loro propensione a cambiare queste abitudini, quindi abbiamo già fatto una mappatura e i dati rilevati sono stati molto interessanti, per cui sicuramente abbiamo ascoltato le esigenze dei lavoratori. Ebbene, com'è in questo momento lo stato di queste strade?
Ma lo Stato probabilmente non si presta ad un giro in bicicletta ancora, però proprio questo è l'obiettivo del progetto, quello di andare a proporre degli interventi per cui si possano cambiare anche le cose, quindi sicuramente ci auguriamo che ci sia un miglioramento in futuro. E non poteva esserci conclusione migliore per le iniziative che Tecfem ha programmato all'interno della settimana europea della mobilità sostenibile. Dopo il successo del talk dedicato ad innovazione e sostenibilità andato in scena ieri nella chiesa di Santa Maria del Gonfalone e la grande affluenza registrata al Tecfem Mobility Village allestito in piazza, questa mattina in tanti hanno partecipato al Bike to Work che l'azienda di Bellocchi ha organizzato per dimostrare che si può percorrere il tragitto casa-lavoro con mobilità sostenibile. Una pedalata circa 6 km con partenza dall'Arco d'Augusto e con due tappe, piazzale della Chiesa San Cristoforo e Santa Maria Goretti, per accogliere altri partecipanti lungo il tragitto che ha poi interessato le zone di Sant'Orso e Tre Ponti prima dell'arrivo nel piazzale di Tecfem. Oltre 60 i partecipanti con bici classiche, a pedalata assistita e persino cargo bike. Nel gruppo non solo dipendenti di Tecfem ma anche cittadini incuriositi dall'iniziativa alla quale hanno preso parte anche l'assessore Barbara Brunori, il consigliere regionale Luca Serfilippi e alcuni rappresentanti di ASET. Invece, a causa delle condizioni meteo avverse, l'evento in programma domani mattina, 23 settembre, in bici con il sindaco, all'interno della settimana europea della mobilità, è annullato. Terminati gli eventi estivi, si pensa già a quelli invernali e la Proloco di Fano lancia un appello per l'abete da posizionare in piazza 20 settembre. L'estate è finita e la Proloco, dopo aver stilato il bilancio dei suoi eventi, guarda già al futuro. Esatto, dopo le fatiche e le soddisfazioni di tutti gli eventi andati molto bene nella città di Fano, guardiamo avanti al prossimo evento che è il Natale più di Fano. E siamo qui per fare il nostro solito appello, che è quello di trovare l'albero per la piazza, per la bellissima piazza di Fano. E lo scorso anno la famiglia Ciucciarelli ce l'aveva donato, era un albero che creava problemi all'abitazione e quindi andava rimosso, perché noi come Proloco quello che non vogliamo tagliare un albero sano in un posto corretto, vogliamo aiutare una famiglia che magari a livello economico o anche a livello di sensazioni, di emozioni non vuole togliere l'albero. Ricordo la signora Giussarelli, che ha detto che è una bellissima fine dell'albero, vederlo così luminoso, sono emozionata per donarlo alla città e noi la ringraziamo ancora. Presidente, come è possibile contattarvi? Allora, per contattare chiaramente chiamando la Proloco, e i contatti sono il nostro numero di cellulare, il 389-006-9855, oppure scrivendoci a info@prolocofano.it. In questo modo tutti coloro che hanno degli alberi, che chiaramente devono buttare giù, non che devono essere buttati giù per far l'albero in piazza, e ci possono chiamare a questi contatti e segnalarci, poi dopo noi faremo una sorta di verifica anche per vedere se sono alberi idonei per quello che può essere la piazza, anche perché ci vuole un albero abbastanza grande e abbastanza pieno, quindi comunque deve avere delle caratteristiche particolari. Quando inizierà il Natale più quest'anno? Allora, il Natale più incomincerà alla fine di novembre. E ricordo che il Natale più è un programma che è legato al Natale che non ti aspetti con l'UMPI provinciale e finirà chiaramente il giorno dell'Epifania. E da chi è organizzato? Da chi è organizzato si spera dalla Proloco, nel senso che noi chiaramente stiamo facendo questo appello e questa ricerca per trovare un albero per la città. Noi confidiamo di poterlo organizzare noi il Natale, anche perché in questo momento dal punto di vista burocratico stiamo ultimando, diciamo, questa prassi, e nel caso non dovessimo essere noi, comunque l'albero è a disposizione di tutti, quindi come sempre la Proloco è a disposizione per la città.
Passiamo al calcio, quindi allo sport, con il CSI che ad ottobre avvierà la nuova stagione. Quartier generale sarà come sempre il centro sportivo di Treponti, ma saranno coinvolti impianti di tutta la provincia. Vediamo il servizio curato da Simona Zonghetti. È forse l'evento clou della stagione invernale targata Centro Sportivo Italiano, che anche quest'anno è pronto per coinvolgere oltre 500 atleti di tutta la provincia. Ad ottobre partirà infatti il 34esimo campionato CSI di calcio a 8, abbinato al 27esimo trofeo Pro di Sport e al 17esimo Memorial Vittorio del Curto. Intanto, sui campi di Treponti, come sempre punto principale di riferimento insieme ad altri impianti locali, si sta disputando un torneo precampionato sia di calcio a 8 che di calcio a 5, altra disciplina che a breve prenderà il via nella sua versione invernale. Quando ci sarà il fischio d'inizio e quante sono le squadre iscritte? Allora, per quanto riguarda il calcio a 8, il fischio d'inizio sarà il 2 ottobre e i partecipanti ad oggi sono 21, però abbiamo un po' di movimento su Pesaro, quindi vediamo un po' se magari queste squadre da 21 diventano 22, 23 o a salire. Mentre per quanto riguarda l'altra attività, che riguarda sempre il pallone tondo, che è il calcio a 5, le attività inizieranno circa metà ottobre e si svolgeranno sulle tre strutture principe del centro sportivo, che sono il Treponti, il Tavernelle e l'Alma Park. Per quanto riguarda invece il calcio 8, ci sono anche delle nuove squadre, quelle che debuttano nelle manifestazioni CSI? Ma sì, con orgoglio posso dire che dopo degli anni un pochetto bui, diciamo, del calcio 8 del comitato, siamo riusciti in giro di 2 anni e mezzo, grazie alla macchina messa su e grazie alla collaborazione che abbiamo avuto con Daniele Brunelli, siamo riusciti ad avere appunto 21 squadre. L'anno scorso ne avevamo 18, quindi siamo in aumento. Tutto ciò grazie anche alle collaborazioni che abbiamo durante l'anno. Ormai ci iniziano a conoscere tutti per tutta la provincia. Quest'anno avremo una squadra di Urbino con cui abbiamo collaborato per un torneo quest'estate. Si sono rimasti molto contenti di come ragiona e lavora l'ente. E avremo anche squadre da Pesaro, appunto nuove e anche dei ritorni. Quale sarà invece la squadra da battere? Beh, la squadra da battere è l'Enoteca Biagioli, che da 2 anni a questa parte vincono il campionato, meritatamente. E ringrazio veramente tutte le squadre che l'anno scorso hanno partecipato, perché hanno dato dimostrazione di un grande fair play e soprattutto di un grande agonismo, sempre circoscritto per un ente di promozione sportiva regina del territorio. In questo caso dove si disputeranno le partite? Beh, le partite di calcio 8 le disputeremo qui nella zona di Fano, che sono i campi di Treponti, Rosciano e Cucurano. Poi andremo, forse, se le squadre sono disponibili, in Urbino, perché appunto abbiamo questa squadra di Urbino, dove abbiamo detto che non possiamo spostare 20 squadre in Urbino, però vediamo un attimo la disponibilità. Abbiamo visto che comunque la disponibilità c'è, perché la gente piace. Purtroppo campi qui a Fano ormai iniziano a essere datati, perché molte strutture come il Biricocco e altri campi hanno più di 16 anni, quindi non è colpa nostra come centro sportivo, non do colpa a chi gestisce le strutture perché le ha fatte funzionare, si sono rovinati, però dobbiamo anche dare una qualità in più, che già ne abbiamo data abbastanza, ma dobbiamo trovare nuove strutture, quindi stiamo cercando delle collaborazioni qui sul territorio. Probabilmente ci sposteremo, torneremo a Pesaro, ai campi di Santa Veneranda. Il CSI però non segue soltanto il calcio? No, segue anche la pallavolo. Ormai da 2 anni abbiamo un club, abbiamo rimesso in piedi un campionato di pallavolo grazie alla collaborazione con la S Carrara. Da quest'anno entra anche Sportland, che ringrazio nella collaborazione, quindi tornerà da lunedì 25 il club, per poi ripartire il campionato grazie alla collaborazione CSI, AS Carrara e Sportland. Sabato 23 e domenica 24 settembre è in programma al Palazzetto dello Sport di Marotta il torneo dell'amicizia di hockey in carrozzina elettrica. Patrocinato dal Comune di Mondolfo, l'evento sportivo, giunto all'ottava edizione, è organizzato dall'Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare, sezione di Ancona, e dall'Associazione Dolphins di Ancona, con la collaborazione di Avis Servizi Mondolfo, Proloco Trecolli e Croce Rossa. L'evento sarà inaugurato domani alle 9:30 con la presentazione delle squadre accompagnate dal corpo bandistico Santa Cecilia.
A Gimara di Fano, 20 fotografi amatoriali e non esporranno alcuni dei loro migliori scatti dedicati a Fano e dintorni. La mostra, organizzata dal Club Anziani di Gimara e patrocinata dal Comune di Fano, sarà d'ingresso gratuito e si terrà presso la Sala Polivalente di Gimara dal 24 settembre al 1 ottobre e sarà visitabile nei seguenti orari: dalle ore 14 alle 20, dal 24 al 29 settembre e dalle 14 alle 22 dal 30 settembre al 1 ottobre. Concludiamo questa edizione e apriamo l'album di famiglia di Fano TV per fare gli auguri a Giuliano Vitali e Maria Serafini, che oggi festeggiano 60 anni di matrimonio. Notte di diamante per questa coppia residente a Fenile di Fano. Auguri da tutti i familiari e ovviamente da tutta la nostra redazione. Dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato all'evento Con il cuore nel fango, la maratona concerto che si è svolta sabato scorso a Cantiano per sostenere le comunità colpite dall'alluvione dello scorso settembre. Vi ricordo che potete inoltrare le vostre segnalazioni al numero 338-4968-250 oppure tramite il gruppo ufficiale Facebook Reporter di Strada by Fano TV. È tutto per questa edizione, grazie per averci seguito e buona serata.